La frattura di femore è un problema sanitario di grande impatto sull'ospedale e sui servizi territoriali, destinato a crescere con l'aumento della popolazione anziana. In Italia si verificano ogni anno oltre 86.000 fratture di femore. Quasi tutte riguardano la popolazione tra i 65 e soprattutto 75 anni. E il trend è anche in lieve aumento per effetto dell'invecchiamento. È necessario quindi per l'anziano l'intervento di vari specialisti per semplificare i percorsi e dare risposte alle loro necessità. Spesso questi pazienti sono caratterizzati anche da una compromissione dello stato cognitivo e funzionale. Tutti elementi che rendono il paziente fragile da un punto di vista clinico e in cui la frattura di femore può determinare una sollecitazione di quei precari equilibri biologici, funzionali e sociali e innescare scompensi a cascata, esponendo il paziente anziano a un elevato rischio di complicanze perioperatorie e soprattutto postoperatorie. Numerosi studi internazionali hanno dimostrato che l'integrazione delle competenze geriatriche e ortopediche è in grado di ridurre i costi, prima di tutto, e di migliorare soprattutto gli esiti per il paziente, gli esiti clinici. Quindi l'ortogeriatria è un modello organizzativo innovativo che fa parte del più ampio piano dell'US20 di integrazione di servizi per la persona anziana, progetto denominato Progetto ARCA, assistenza, ricerca e cura per l'anziano nell'est veronese. L'ortogeriatria sostanzialmente è un'alleanza terapeutica tra ortopedia e geriatria che coinvolge necessariamente l'anestesia, la riabilitazione e i servizi sociali. Il primo ad intervenire generalmente è il reparto di anestesia e terapia intensiva. Innanzitutto avviene nel momento di ingresso per l'eventuale necessità di stabilizzare situazioni critiche del paziente, che sappiamo essere molto spesso un paziente portatore di patologie multiple. In un secondo momento interviene per la valutazione e la preparazione all'intervento chirurgico. Successivamente, dopo l'intervento chirurgico, la terapia intensiva è disponibile per un ulteriore periodo di stabilizzazione. Il nostro intervento poi prosegue e possiamo dire si conclude con la valutazione del dolore del paziente e l'impostazione nell'immediato post-operatorio, talvolta anche nel preoperatorio, di un adeguato piano terapeutico antalgico.